Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi stiamo ovviamente tutti aspettando le 10 del mattino di oggi perché i server andranno pram, andranno giù ragazzi e arriverà finalmente la patch 4.5 di Fortnite che vedrà l'ingresso del parco giochi e sembrerebbe anche della modalità Pratic Mode, che dovrebbe appunto essere una modalità fatta per chi sta ancora approcciandosi a Fortnite e quindi potrà imparare a giocare, diciamo, senza essere killato male, dicendola proprio in maniera un pochettino ampressa ampressa. Quindi parliamo un pochettino di quello che potrebbe essere una curiosità, o meglio, delle curiosità che ruotano intorno a Fortnite. Come sapete, raga, Fortnite, noi, molti di voi lo conoscono da quando è spopolato sul web, principalmente con l'introduzione del Battle Royale, ma forse non tutti sanno che ben nel 2015, se non ricordo male, quindi data di uscita di Fortnite, il gioco, proprio Fortnite, era disponibile come un normalissimo gioco per PlayStation 4, quindi con la sua custodia, il suo libretto, il suo disco, la sua brochure interna, e conteneva solamente la modalità Salva il mondo. Voi dovete capire, ragazzi, che intorno a Fortnite si sta creando un business che non va solo ad incentrarsi sugli acquisti nel gioco, sulla creazione del merchandising per quanto riguarda il vestiario, quindi la magliettina, la felpa, il cappellino. Ci sono degli oggetti dedicati a Fortnite, ufficiali ovviamente di Fortnite, che sono venduti in internet a prezzi esorbitanti, e magari voi avete la fortuna di averne qualcuno, magari non lo sapete e avete in casa un piccolo tesoro. Forse alcuni non li conoscete, ma io vi faccio vedere, ragazzi, gli oggetti più rari di Fortnite che valgono veramente una fortuna, ragazzi. Partiamo subito con questa meraviglia, ragazzi. Questo è il set di 5 spille a edizione eliminata. Eliminato, arrivederci. No, a edizione limitata, uscite solo per le 3 di Los Angeles. Le lanciavano così proprio, come fanno le ragazze Pinac quando vai a vedere le motocicliste che si strusciano sulle moto, lanciano praticamente i gadget. Questo è un utente su internet che le ha recuperate tutte e 5, quindi set completo: Cespuglio, Succo Slurp, Lama, Battle Bus e Boogie Bomb. Le vende su internet tipo a 400 dollari. Se andate a cercarle su eBay internazionali, ogni singolo pezzo lo trovate a partire dai 50 dollari. Andiamo avanti, ragazzi, perché non è questo l'unico oggettino interessante, ma guardate questo, guardate che figata. Questa, ragazzi, è una sacca che conteneva oggetti di Fortnite che, oltre ad essere data alle 3 del 2018, veniva regalata anche con il contest della Boogie Dance. Non so se vi ricordate quando praticamente è stato chiesto ai giocatori, agli utenti di Fortnite, di fare dei balli, di caricarli e di mettere l'hashtag Boogie Contest. Adesso non ricordo, ne abbiamo parlato 2 o 3 mesi fa. Questo, ragazzi, è il set che veniva fornito. Quindi, come vedete sullo sfondo, sulla base c'è una borsa in tela che reca proprio il disegno della Boogie Bomb. Perché mi è da dire così? In alto, ragazzi, là in alto vedete il cartellino delle 3, ragazzi. Quello è il cartellino che dovrebbe avere, se non ricordo male, sul retro un codice e da 2500 V-Bucks e lo spray esclusivo delle 3, quello con il lama con la tripla E sopra di lui. Ne hanno fatti solo 3000 di spray, quindi 3000 di quei cartellini. Un po' più sotto, ragazzi, c'è la spilla che abbiamo già visto prima del Battle Bus. In mezzo abbiamo il Pratic
keychain, quindi il portachiavi di Fortnite, le calze per finire con il cespuglio, tutti oggetti ufficiali. E anche questo set, ragazzi, stiamo sui 120-130 dollari, venduto su eBay alla base d'asta. Proseguiamo di nuovo, ragazzi, con altre due cose interessantissime. Allora, a parte le solite spille che conosciamo benissimo e abbiamo già avuto modo di vedere, quelli sono due picconi tipo in gomma di Fortnite. Come vedete, di fianco ci sono anche due barattolini che contenevano, se ho capito bene, dei saponi da bagno, quindi da vasca, non so che cacchio ti servivano per metterli nella vasca da bagno, volavi via con le bolle di sapone. Morale della fava, della favola, da fava, del fagiolo e del cecio. È tardi, è mezzanotte e mezza. Come si dice, morale della favola, ragazzi, quelli sono due picconi morbidi con due vasetti vuoti del contenuto del sapone di Fortnite. Anche qua partiamo da una base d'asta di 100-120 dollari. Per proseguire, ragazzi, a uno degli oggetti più interessanti, una spilla molto molto rara, data sempre alle 3, ma anche data probabilmente per qualche evento internazionale di Fortnite. Dentro c'è anche il codice per partecipare, dove si poteva partecipare all'evento dove c'era anche Ninja, Meat, Marshmallow, che era promo code party code, nel senso da lì si poteva cercare di accedere alla lobby resa pubblica, cioè meglio la lobby privata con 50 posti disponibili nel giorno del 23 del 13 giugno, se non ricordo male. E questo sacchettino, dentro la spilla di Omen, la chiamano così, tutta strana, con la scritta Fortnite e il logo in basso. Ma veniamo, ragazzi, a quello di cui abbiamo parlato a inizio video. Questa, ragazzi, è la copia fisica ufficiale di Fortnite per PlayStation 4, ragazzi. Come vedete, al suo interno il classico disco, la custodia la conosciamo tutti benissimo, manuale di istruzioni e anche l'access pack, quindi praticamente il primo pack iniziale di chi cominciava a giocare con Salva il mondo. Una copia di Fortnite per PS4 senza graffi, completa, ho visto venderla su eBay anche a 400 dollari. Quindi, ragazzi, andate a ravanare nella vostra collezione. Se per caso vi è capitato di comprare nel 2015 una copia di Fortnite, sappiate che avete un piccolo tesoro in casa. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel like se vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!